Spea compie 40 anni. In tutto questo tempo è cambiata molto la tecnologia? Sì, è cambiata moltissimo perché ultimamente, da quando esistono gli smartphone, a iniziare dall'iPhone e poi tutti gli altri che hanno seguito questa tecnologia, dentro questo apparecchio ci sono messi molti sensori, MEMS per far girare le foto, per fare i giochi, accelerometri, sensori di pressione, sensori di umidità, verranno altri tipi di sensori, sensori di gesti, e tutti questi sono microcomponenti che devono essere prodotti in quantità di miliardi e devono essere collaudati a bassissimo costo, se no non possono essere messi lì. Noi abbiamo inventato le macchine che hanno consentito tutto ciò, il diffondersi di questi componenti dentro i cellulari. E praticamente non c'è un cellulare al mondo che non abbia un componente all'interno che non sia collaudato con macchine Spea. E dato l'enorme volume, il giro di affari di questi dispositivi, la Spea è cresciuta di conseguenza. Infatti in giro di pochi anni abbiamo quasi raddoppiato il fatturato, abbiamo adesso circa 100 milioni di euro, siamo più di 520 persone. E quindi la tecnologia ha contato molto. E anche la reputazione che l'Italia ha per i macchinari e per le industrie. Una buona reputazione, il Made in Italy di macchinari di alta tecnologia, da sempre noi siamo superiori a tutti gli altri. E questo gioca a nostro favore, quindi chi vuole primeggiare al mondo deve venire in Italia a comprare i macchinari, tra cui nel nostro settore alla Spea. E questa è stata la chiave del nostro successo. Di quali settori nel concreto vi siete occupati? Le nostre macchine collaudano dispositivi elettronici per smartphone, tablet, PC, medicali, pacemaker, controllori che ci stanno nei satelliti, negli aerei, nei treni, nelle automotive. Noi siamo uno dei leader mondiali a vendere macchine per collaudo per l'elettronica dell'automotive, ad esempio. Quindi tutti i settori dove c'è l'elettronica noi siamo un leader di prima fila a livello mondiale. Nel concreto, quali sono stati i lavori fatti? Abbiamo confidenzialità che non possiamo dire tanto, comunque insomma macchine che collaudano telefoni dei più grossi produttori o del più grosso produttore, orologi. Dal 2005 a oggi, come le ho anticipato prima, il fatturato è cresciuto del 60% e il personale è più che raddoppiato. La vostra azienda rappresenta una possibilità di lavoro in più? Ma sì, noi, la nostra azienda è sempre andata bene, 40 anni facciamo, ma sono tutti 40 anni direi sempre in crescita, sempre in salita. Abbiamo recentemente completato il sesto piano industriale quadriennale che prevedeva l'assunzione di 150 persone con un consistente investimento da parte nostra, e tra poco partirà il settimo piano industriale che anche qua pensiamo di aumentare nel giro di breve di altre 150 persone di alto altissimo livello, ingegneri, e quindi questo vuol dire di nuovo crescita di occupazione in Italia, perché noi vendiamo il Made in Italy, quindi vogliamo rimanere qua nel territorio. La sede è a Volpiano, dove avete deciso di mantenere la produzione, questo rappresenta una possibilità in più di occupazione? Sì, perché Volpiano è nella metropoli torinese e io devo dire sono molto contento di essere nato, cresciuto e prosperato in questa metropoli che per infrastrutture tecnologiche credo che sia unica al mondo, dal design, automobili, robotica, software, elettronica, aerospazio. Quindi abbiamo treni, abbiamo un polo tecnologico molto unico e questo fa sì che la cultura tecnica ingegneristica qui sia elevata. Noi su 520 persone che siamo oggi, 515 arrivano dal sistema scolastico universitario locale, sono la maggior parte persone che abitano qua e quindi la crescita è una crescita proprio dei ragazzi del territorio. Il territorio piemontese dà la possibilità di investire in ricerca e innovazione. Tutta la zona di Torino secondo me è una zona che dà questa possibilità, parlo della città metropolitana di Torino, perché ci sono aziende di primissimo livello come la Spea, c'è un'università, il Politecnico, che è una fonte di giovani laureati ben formati e in gamba, quindi la ricerca e innovazione è la chiave per far tornare alla crescita, no? questa nostra regione. Ci vorrebbero tante aziende come la Spea. Ecco, quali sono atti concreti per crescere in questo senso? Beh, ci vogliono gli investimenti, ci vogliono gli imprenditori che facciano investimenti, ci vogliono le start-up, ma non solo, ci vogliono anche investimenti che vengano da aziende multinazionali evolute nel settore, diciamo,
delle nuove tecnologie, ce ne sono tante, bisogna provare ad attrarle a Torino. Torino ha tante cose da offrire, è una città dove si vive bene, c'è gente che sa lavorare, c'è un'università di primo livello, c'è una subfornitura, una supply chain che è difficile da trovare in altri posti, e quindi bisogna fare un'azione di promozione importante sulle possibilità che questa città può offrire a chi vuole venire a investire qua, in particolare con investimenti tecnologici. Non si può pensare a una Volpiano senza la SPEA. La SPEA è quindi un motivo di orgoglio? Ma sicuramente le imprese che vanno bene sono sempre motivo di orgoglio per un sindaco. Questa, che addirittura è leader mondiale nel suo settore, non può che essere motivo di grande orgoglio. Tante persone di Volpiano hanno vissuto, lavorano per SPEA nel suo indotto, quindi non soltanto la ditta in sé, ma tutte le aziende che lavorano per SPEA e per tutto il gruppo SPEA, diciamo. È logico che per il sindaco è un motivo di attenzione oltre di orgoglio, quindi vi è un confronto con l'imprenditoria locale e si cerca di capire quali sono le necessità, ovviamente in quello che può fare la parte politica, la parte amministrativa, per garantire questa continua crescita. Quindi in un momento difficile come questo, di una crisi anche prolungata, avere delle aziende che sono sempre in crescita in questi anni, l'amministrazione pubblica deve, diciamo così, obbligatoriamente essere al loro fianco. In più, nel parlare con Luciano Bonaria, ha questa massima: loro sono leader nel mondo, lavorano per i grandi gruppi mondiali, e l'insegnamento è banale: se vuoi continuare a rimanere primo devi lavorare di più, devi impegnarti di più, perché solo così rimani primo. Questo è un insegnamento che vale nell'industria ma vale in tutti gli altri campi, per quanto è possibile cerchiamo di metterlo in pratica. Assessore, l'azienda è un esempio concreto per il futuro dei giovani a livello lavorativo? Sì, la SPEA è per noi, per la Regione Piemonte, in modo particolare per gli aspetti formativi, è un'esperienza laboratoriale molto importante. Da anni realizziamo con la ditta SPEA dei progetti di alto apprendistato, di formazione, oggi definita finalmente da una legge del Paese in alternanza scuola-lavoro, e quindi da sempre c'è un rapporto di collaborazione molto importante, ospita ragazzi durante l'anno scolastico, durante il periodo estivo, offrendo loro l'opportunità di conoscere il mondo del lavoro, di conoscere un'azienda tecnologicamente avanzata, una grande azienda che ha saputo fare dell'innovazione il proprio obiettivo principale. Qual è l'interesse da parte dei ragazzi? È quello davvero di conoscere luoghi innovativi e di apprendere stando in una situazione lavorativa. Spesso si immagina il mondo imprenditoriale, contesta il mondo dell'istruzione, il mondo della formazione, il fatto che si formino ragazzi distanti dal mondo del lavoro, e invece offrire opportunità di stare dentro un'azienda, di conoscere dal di dentro un'azienda, è un'opportunità che costituisce elemento fondamentale per accrescere le competenze e le conoscenze dei ragazzi e delle ragazze del nostro sistema della formazione e dell'istruzione. Qual è stato lo sviluppo del settore negli ultimi anni? Allora, come voi ben sapete, purtroppo negli ultimi 7-8 anni l'Italia e il Piemonte in particolare hanno attraversato una crisi pesante, complessa, dalla quale però l'Italia e il Piemonte si sta lentamente risollevando. Per fortuna ci sono delle imprese importanti, tipo la SPEA, che hanno dato dimostrazioni che non hanno risentito della crisi. Per altre purtroppo non è stato così. Questo perché? Perché le imprese che erano più avanti nell'innovazione e soprattutto più avanti nelle esportazioni se la sono cavata molto meglio, hanno utilizzato questo momento di difficoltà per andare ancora più avanti. Per altre è stato meno. Bisogna sapere che il Piemonte ha una media di investimento in ricerca e sviluppo pari a quella europea e piuttosto il doppio rispetto a quella italiana, che invece fatica a raggiungere questi livelli. Quindi se ci sono le condizioni per poter investire, le aziende private torinesi e piemontesi lo fanno e raggiungono vette d'eccellenza in molti casi, come nel caso della SPEA, che è un'azienda radicata sul territorio ma è leader internazionale sul suo settore.